Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Lavorare 6 ore al giorno per essere più felici sta per accadere in Svezia, dove le 8 canoniche ore d'ufficio potrebbero essere presto diminuite a 6. Secondo gli esperti è un modo per lavorare meno ma meglio e per dedicare più tempo alla vita privata. Secondo te è una buona idea? Per la famiglia di sicuro. Bisogna vedere comunque togliere 2 ore d'occupazione alla giornata, cosa si fa realmente. Poi lo stipendio resta lo stesso, viene, secondo me se abbassano lo stipendio la gente impazzisce, piuttosto fa 2 ore di straordinario tutti i giorni. Quindi tu pensi subito a quello, allo stipendio dici vabbè però rimane no, la no, stessa. Dico, di sicuro per le famiglie, magari le famiglie con i bambini che iniziano ad andare a scuola o cosa, 2 genitori che lavorano entrambi, fanno entrambi carriera, può diventare pesante 8 ore al giorno. Con 6 ore di sicuro hanno più tempo, però poi di lì non so come, cioè se realmente l'uomo poi è più felice davvero. Pensa che vogliono anche proibire l'utilizzo dei social all'interno delle aziende, sempre in Svezia questo, e poi anche un'altra cosa, cioè vogliono ridurre le riunioni perché si perde tempo con queste riunioni. Può essere giusto l'affare dei social perché fa perdere tempo di sicuro, ma forse si basterebbe ridurre lo smartphone semplicemente, basta, cioè al di là dei social, almeno non spendo manco tanto tempo a giochicchiare o roba del genere. Per le riunioni dipende, se sono fatte per perdere tempo, certo, se sono delle riunioni formative o comunque cosa che può servire non vedo perché ridurle, fa parte anche quello. Secondo me è una scelta giusta, anche alla luce dell'esperienza che ho avuto io personale, secondo me è una scelta corretta, che, sì, giusta, perché comunque diminuendo le ore di lavoro, secondo me è più facile anche concentrare il lavoro e quindi anche la qualità può essere anche migliore rispetto. E poi anche per quanto riguarda poi il tempo a disposizione che soprattutto una donna può avere rispetto ad un uomo, ma anche, comunque anche per un uomo è sicuramente una cosa positiva. Quindi lei dice sia per le donne che per gli uomini. Uomini, secondo me sì, è una cosa positiva, almeno dal mio punto di vista poi. Pensi che allo stesso tempo in Svezia hanno vietato anche l'utilizzo dei social network come Facebook sul posto di lavoro e hanno diminuito le riunioni, soprattutto nelle aziende, negli uffici, insomma, perché secondo loro anche questo potrebbe essere una perdita di tempo e un non concentrarsi sul lavoro effettivo da svolgere. Anch'io sono d'accordo su questo, decisamente, perché può diventare veramente una perdita di lavoro e anche un motivo di distrazione che va a discapito poi del lavoro stesso. Dipende dal lavoro che uno svolge. Lavoro d'ufficio in questo caso? Ma a parità di stipendio o riducendolo? È la domanda che si sono fatti tutti e questo non è chiaro, non è specificato nella notizia. Perché se uno lavora di meno dovrebbe essere pagato di meno. Questo sempre e comunque, è ovvio. Quindi tu credi che sia giusto poi adeguare il compenso alle ore lavorate? Certo, se uno vuole fare gli straordinari è giusto che prenda di più, se uno invece vuole fare meno ore è giusto che prenda di meno. Secondo te la qualità del lavoro svolto aumenta in base alle ore di lavoro effettuate? Dipende da persona a persona. C'è chi riesce a tenere certi ritmi ed è giusto che venga pagato di più di chi non riesce a tenere certi ritmi. Pensa che alcune aziende svedesi hanno addirittura proibito l'utilizzo dei social media, ridotto le riunioni e eliminato altre distrazioni. Secondo te anche questo è giusto oppure esagerato? Questo non è giusto, non puoi, ma intende ovviamente sul luogo del lavoro. E allora diciamo che di solito quando uno lavora dovrebbe lavorare, non stare sul computer a fare altro. Quindi è giusto? È giusto perché è pagato per lavorare, tranne se è un, non so, se c'è una pausa concordata con il datore di lavoro, allora tu puoi, nella tua pausa, fai quello che vuoi. Quando si lavora, si lavora. Quando si lavora, si lavora.